Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi parleremo di lana, bensì vi farò vedere come realizzare questi bellissimi braccialetti, ma anche questo bellissimo portachiavi. Come potete vedere, il portachiavi è stato fatto con una lana un pochino più spessa ed è di circa 10 cm, mentre il braccialetto è stato fatto con una lana, diciamo, un pochino più fine. Infatti per il braccialetto abbiamo utilizzato un uncinetto da 3, mentre per questo qui abbiamo usato invece un uncinetto da 6. Naturalmente poi tutte le altre indicazioni sono scritte sempre sui gomitoli di lana. Naturalmente adesso vi mostrerò come fare questo bellissimo portachiavi. Ecco, ho scelto naturalmente ancora il colore giallo, per cui iniziamo con un semplice nodo e dopodiché andiamo a creare una catenella formata da due nodi, quindi uno e due. Dopodiché andiamo a riprendere il nostro uncinetto nel primo nodino che abbiamo fatto, nella prima catenella. Riprendiamo il filo ed ecco qui che abbiamo creato il nostro primo punto basso. Ora rifacciamo lo stesso, semplicemente non andremo a riprendere il primo punto, ma semplicemente il secondo, esattamente così. Poi riprendiamo sempre il filo e tiriamo, riprendiamo, li includiamo tutti e due ed ecco qui pronto un altro punto basso. Come potete vedere, il meccanismo è molto semplice ed è veramente veramente molto carino da fare, per cui riproviamo di nuovo insieme. Andiamo a rimettere il nostro ago esattamente nella parte destra, per cui prendiamoli tutti e due, ok, per cui ne dovrete avere tre come me in questo momento. Andate a riprendere il filo, tirate, ne lasciate fuori uno, riprendete il filo e riprendete anche l'altro. Quindi di nuovo facciamo la stessa cosa, per cui andiamo a riprendere la parte destra, ecco qui, quindi ne abbiamo ancora tre, riprendiamo il filo, tiriamo dentro, ne lasciamo fuori uno, poi riprendiamo il filo e chiudiamo anche il secondo, così via sino al completamento di tutto il nostro bellissimo portachiavi. Come potete vedere, il meccanismo è veramente semplice, per cui tiriamo, non tutto, ne lasciamo fuori uno, poi riprendiamo di nuovo il filo e chiudiamo. Riprendiamo sempre la parte destra, quindi di nuovo tre, tiriamo, ne lasciamo fuori uno, vedete, e ritiriamo. Ecco, come potete vedere è veramente veramente semplice e ce la potrete fare anche naturalmente in pochissimo tempo. Ecco qui. Ecco qui, io sono arrivata alla fine di questo bellissimo portachiavi. Tagliamo i pezzi in eccedenza. Ecco qui, poi naturalmente se vorrete potrete anche tagliare questo pezzettino qui. Naturalmente spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale, naturalmente ci vediamo sempre qui su Do It Yourself Ispirazione, va bene? Ciao!